Rieccoci a Primus Inter Pars, la voce inizia a scendere, ovviamente verso l'orario sono le 23.05, dunque siamo in rigorosa diretta. Ovviamente Primus Inter Pars, appuntamento a mercoledì e dal lunedì, gruppo TV 7. Siamo in diretta sulla pagina Facebook, abbiamo tante cose ancora da dire. Elisabetta, hai qualche novità oppure non c'è nulla di accattivante per quanto riguarda il web? Non riferite questa volta al mondo della scuola, però ti dico che la conferenza dei capigruppi a Montecitorio ha deciso che da domani sarà obbligatorio indossare le mascherine per partecipare ai lavori delle commissioni in aula. Poi traspare anche qualche informazione in più circa quello che potrà succedere a partire dal 4 maggio. L'ipotesi sul tavolo del governo, però al momento parliamo di ipotesi, sarebbe quella, comunque deriva da diverse fonti, che rimarranno in vigore i limiti alla mobilità intraregionale, però gli spostamenti anche al di fuori del proprio comune sembra potranno essere possibili. Bene, va bene. Allora, poi ritorno nell'ultima parte, ovviamente anche con la psicologa, perché il tema è molto importante per quanto riguarda i genitori, i bambini di quello che faranno da qui a venire nel periodo estivo. Perché abbiamo collegati, allora, con ordine, abbiamo Marilena Campanale, che è una docente della scuola primaria, poi abbiamo Gloria Svaicherini, docente della scuola primaria pure lei, e poi abbiamo Denis Covo, genitore e presidente del consiglio d'istituto. Buonasera o buonanotte a tutti e tre. Ovviamente grazie a tutti di essere collegati. Inizio con la signora Campanale. Allora, cosa significa insegnare da casa ai ragazzi? Comprendono? È faticoso? È divertente? È impegnativo? Non lo trovo istruttivo? Me lo spieghi un po'. Allora, è sicuramente faticoso, è una sfida per tutti noi, sia per il corpo docente che per il corpo, per alunni, insomma, e per famiglie che sono coinvolte. E mi rendo conto però che la didattica a distanza, per quanto non possa essere risolutiva, perché è ovvio, non c'è la relazione che è parte fondamentale, soprattutto nella scuola primaria, e non c'è il corpo, appunto non c'è tutto questo, allo stesso tempo è l'unica possibilità che ci rimane per anche far sentire la scuola come parte integrante di tutto ciò e soprattutto far capire che la scuola non ha abbandonato, vuole anzi cercare in qualche modo di relazionarsi e di intrecciare un rapporto, di vivificarlo in questo periodo e quindi togliere dall'isolamento i bambini. In effetti, la scuola, io parlo per la mia esperienza e per il primo comprensivo, in un primo momento, diciamo, ha attivato una didattica a distanza solo tramite registro elettronico. In un secondo momento, invece, dopo aver profilato tutti gli utenti, abbiamo attivato la piattaforma G Suite for Education e soprattutto l'attivazione delle classroom, che, devo dire, dal mio punto di vista, sono state molto efficaci per garantire un tipo di attività didattica che, ripeto, per quanto non sia la panacea di tutti i mali, però è almeno stato un modo per interagire in maniera più diretta, per rivedere i bambini, quindi attraverso lezioni in sincrono e anche attraverso modalità in asincrono. Pertanto si è cercato di relazionarsi a loro, di rivederli e di avere un approccio che è simile, diciamo, a quello della classe. Si è cercato in Certo. qualche modo di ricreare quelle routine che ci sono in classe e di ristabilire una sorta di quotidianità con i bambini. Professoressa Per quanto. Svaicherini, professoressa Svaicherini, Sì. quante ore praticamente al giorno fate di lezione tramite il web, tramite ovviamente la tecnologia? Beh, intanto buonasera. Buona. Allora, innanzitutto diciamo che nel team ci siamo coordinati in modo tale da fare almeno due incontri per insegnante di classe all'interno della mia classe, però generalmente ogni team si è coordinato come meglio ha potuto, anche perché siamo in una scuola primaria e le classi sono diverse. Insegnare in prima non è la stessa cosa che insegnare in quinta.
Diciamo che a mio avviso la didattica a distanza è sicuramente un mezzo, diciamo, per mantenere un contatto con l'alunno e con l'insegnante, ma non potrà mai ovviamente sostituire la lezione in presenza, che è fatta di energia, è fatta di sorrisi, di vivacità, di complicità e anche di contatto, perché, ripeto, siamo in una scuola primaria dove Certo, tutto è magia. in virtù di tutto Ed è molto questo, significativo, mi scusi se la interrompo, quando un alunno mi invia i compiti che ha eseguito e aspetta appunto la mia correzione, li accompagna con il messaggio: "Maestra, mi manchi tanto", sapendo che poco prima avevamo avuto modo di vederci sulla piattaforma. Questo perché manca appunto il contatto, la magia dell'esserci. su La questo piattaforma, lo dice la parola, è piatta, siamo d'accordo, quindi questa parola. ferma qualsiasi Certo, relazione. questa purtroppo è un'esigenza. La domanda che le voglio fare, prima in un collegamento che abbiamo fatto, ha detto i ragazzi da casa purtroppo hanno molti diversivi, cioè i ragazzi vengono a lezione ovviamente didattica, però essendo a casa magari pochi minuti prima hanno giocato, stanno mangiando il panino con la Nutella e tant'altro. Ecco. Sono attenti alle lezioni didattiche oppure oltre a tutto quello che lei ha detto giustamente è davvero più il tempo diciamo perso che quello guadagnato? Mi scusi, una parola anche un po' più pesante del solito. No, no, la ringrazio per aver, diciamo, così tirato fuori questo argomento, perché effettivamente devo dire, come ho detto prima, la didattica a distanza, cioè la didattica che si fa, per esempio gli incontri che si fanno su piattaforma, non hanno niente a che vedere con la lezione frontale in presenza. Tanto è vero che ci si trova appunto che intanto è molto pesante, perché essendoci questa, come dire, questa piattaforma appunto che ci impedisce quel contatto, quella relazione, quella sinergia, fa sì che il bambino si stanchi molto facilmente, tant'è vero che molti genitori, per esempio, magari si aspettavano un orario settimanale frontale come quello che si faceva andando a scuola. Non è possibile una cosa del genere. Un'ora di contatto serve per un saluto, per una correzione dei compiti. I bambini li vedi subito come si stancano, non riescono a tenere Certo, l'attenzione, mio totò. Stiamo professoressa. parlando appunto di un ordine di scuola primaria. Già nella secondaria o alle superiori, l'insegnante appunto prega gli utenti di spegnere i microfoni e comincia appunto la sua lezione. Nella primaria non è così. Certo. Io sono abituata a fare un saluto energetico di solito la mattina quando ci troviamo in classe, prima di iniziare la lezione. E sinceramente, fatta di magia, di musica, di ritmo, di condivisione di stati d'animo, non è più possibile farlo. Ci ho provato, sinceramente, però la piattaforma lo Non te impedisce. lo darò, non ti darà C'è mai quello, proprio certo. un È muro. chiara. Campanale, professoressa Campanale, siccome di questo bisogna farne necessità e virtù anche, perché ovviamente io credo di aver capito che quest'anno ovviamente si termineranno le scuole tramite la piattaforma, i ragazzi ne usciranno in maniera, qualcuno capirà in maniera positiva oppure potranno dire, beh, tanto è andata così quest'anno, ma chi se ne importa? Cioè, prenderla con una leggerezza che sicuramente non li potrebbe aiutare nel futuro. Ma no, allora, qualsiasi esperienza secondo me è positiva, dipende da come viene affrontata. Un bambino non credo arrivi a fare questo tipo di ragionamento. L'esperienza di un bambino nella didattica a distanza anche penso si risolva anche nella relazione con l'insegnante. Pertanto gli apprendimenti vengono ovviamente vengono tutelati, nel senso che noi stiamo continuando con la didattica. È ovvio che in una modalità, come diceva l'insegnante precedentemente, che è più soft, differente, non c'è l'interazione con il corpo. E il bambino comunque, secondo me, sta facendo anche tesoro di questa esperienza, perché mi viene anche da dire, sembrerebbe scontato, sembrerebbe implicita la cosa, invece non lo è. Il bambino, le competenze digitali, stanno comunque imparando a gestire una piattaforma, e questo non è da Certo. poco, è anche una delle competenze chiave europee, per cui il percorso di apprendimento sta andando avanti, non solo in maniera, secondo l'ordinarietà delle discipline, ma anche in maniera più trasversale. E i bambini
Già nel vedere l'insegnante, nel riprendere in maniera così sommaria la quotidianità, secondo me è contento, sta mostrando, almeno noi stiamo avendo dei feedback molto positivi, Certo. nel senso che i bambini sono entusiasti quando mi vedono a lezione, mi chiedono appunto, maestra, continuiamo, facciamo questo, facciamo un argomento nuovo. Per cui ecco, penso anche qui la questione Lo vede linguaggio da viene maniera analizzata. positiva. Un bambino, se lo si mette nelle condizioni di apprendere, è felice e sereno, lo Ecco, fa. abbiamo collegato anche Dennis Coe, che è un genitore e presidente del consiglio di istituto. E il genitore, vedete, abbiamo cercato di prendere tutti i rami questa sera, ovviamente, per sentire le testimonianze di ognuno di loro. Ecco, il genitore, come sta vivendo questo momento, Coe? Allora, buona serata. Allora, diciamo che l'esperienza che io posso riferire riguardo alla scuola Petrarca di Padova è specificatamente quella di mia figlia. Io posso dare una testimonianza dell'impegno straordinario che c'è stato da parte di tutte le componenti della scuola, docenti, genitori, gli stessi alunni, per far fronte a una situazione che nella storia ha sicuramente dell'imprevedibile e dell'unico. Come dicevano tutti gli ospiti che mi hanno preceduto, sicuramente la didattica a distanza non può essere la modalità standard con cui il docente si relaziona all'alunno, ma in un contesto di questo tipo è sicuramente stata un'esperienza unica che ha permesso non solo di continuare facendo di necessità virtù l'insegnamento, ma anche, come diceva la maestra Campanale che mi ha preceduto, ha consentito a docenti, metto anche i docenti in questo discorso, e alunni, di apprendere una nuova modalità e di avvicinarsi a una nuova modalità di insegnamento, che è quella tecnologica, fondamentale per il futuro. Quindi diciamo che magari a costo di andare fuori tema rispetto al titolo della trasmissione, che è quando o meno riprenderanno le scuole, io volgerei uno sguardo al presente e al passato recente per sottolineare lo sforzo straordinario che è stato fatto da tutte le scuole di fronte a un evento che ha dell'unico nella nostra storia per riuscire a far stare viva la scuola. Quindi, come genitore, non posso che dare un'esperienza positiva. Poi, ovviamente, gli ostacoli sono stati tantissimi, sono stati superati. Posso fare solo un esempio, non voglio rubare tempo agli altri ospiti. I dati Istat di un paio d'anni fa dicono che il 33% delle famiglie italiane non aveva internet. In un contesto di questo tipo, riuscire a garantire una didattica a distanza a tutti gli alunni ha visto mettere in campo uno sforzo straordinario da parte di tutti. Io posso portare l'esempio del primo istituto comprensivo, quindi della scuola Petrarca, di cui sono presidente del consiglio d'istituto. La dirigente e i docenti si sono fatti in quattro per garantire agli alunni che non avevano i device necessari per poter fare la didattica a distanza, attingendo a fondi straordinari del MIUR. Posso ringraziare anche l'assessore Piva, che so essere uno degli ospiti. Il comune ha donato dei device alla scuola, alla Petrarca, come l'avrà fatto anche a molte altre scuole. La dirigente si sta dando da fare cercando dei PON, che sono di poter accedere a dei bandi per poter avere dei device, e sta utilizzando al meglio le strutture stesse della scuola. Ha messo a disposizione i PC che erano nelle varie sedi della scuola, in modo che anche gli studenti che non avessero questa possibilità hanno avuto la Hanno possibilità avuto di la fare possibilità. la didattica a Grazie, distanza. Grani, grazie Dennis Covo, davvero grazie a Marilena Campanale, grazie anche a Gloria Svaicherini della vostra disponibilità visto l'orario. Grazie davvero a tutti e tre di questo collegamento, anche avete dato ovviamente le spiegazioni sia come docenti che anche come genitori di ragazzi che frequentano le piattaforme, uso dire, uso improprio così. Senta, dottoressa Boscolo, nel ritornare ovviamente.
nel periodo estivo, dove questi bambini dovranno andare in queste scuole, come diceva prima l'assessore Piva, e i centri estivi e tant'altro. Il bambino oggi che rimane a casa, dentro quattro mura, c'è quello che ha la villa, che può andare nel giardino, può divertirsi, giocare a pallone, c'è quello che vive in 40 metri quadri, in 50 metri quadri, in una stanza, insomma, ecco. Cosa ne viene fuori da quel ragazzo lì? Credo che vadano fatte delle distinzioni proprio per età. Io penso che i bambini della scuola dell'infanzia vivano e abbiano vissuto in queste limitazioni una perdita effettiva, che è quella dell'esperienza concreta, cioè dell'azione delle mani sul mondo, sugli oggetti concreti e della relazione, che a quell'età è molto importante perché pone le basi poi per lo sviluppo del linguaggio e del pensiero anche. Quindi è una mancanza a cui bisogna in qualche modo pensare, ed è un'esperienza che può fornire la scuola dell'infanzia, ma non soltanto in questo senso. Quindi sicuramente per i bambini di quell'età deve essere posta attenzione al fatto che possono avere la possibilità. Ma possono uscire con traumi, dottoressa, questi ragazzi? Se la domanda è se quella che stiamo vivendo è un'esperienza potenzialmente traumatica, sì, perché un evento è traumatico. Ma quando... può essere un elemento traumatico che il bambino può crescere con delle conseguenze, o può crescere, se è breve questo tempo, anche dimenticandolo ed è stato una cosa così saltuaria? È difficile generalizzare. Ecco, la dimenticanza, fare come se quanto sta accadendo adesso non esistesse, in realtà è un elemento sfavorevole. Questa è una parte dell'esperienza che i bambini stanno vivendo. È un'esperienza di relazione, è un'esperienza di quotidianità e deve poter essere pensata e anche trovare delle parole per essere poi raccontata. È importante il ruolo del genitore in questo? Come? È importante il ruolo del genitore in questo? Importantissimo, perché... faccio un esempio, come dovrebbe comportarsi perché il bambino non subisca dei traumi, o il ragazzo non subisca dei traumi, secondo lei? Allora, anche qui l'aspetto dell'età è rilevante. Più il bambino è piccolo, più è in contatto con il... Faccio degli esempi di età in età? Beh, fino a, per esempio, tutta l'età prescolare, fino ai 5 anni, i bambini sono strettamente in contatto con il vissuto dei genitori, per cui un'eccessiva ansia, preoccupazione, angoscia nelle figure genitoriali sono quelle con cui il bambino in questo momento è prevalentemente a contatto, può passare anche non attraverso le parole, ma anche semplicemente il contatto e la relazione quotidiana. E a questo proposito dobbiamo porre attenzione che l'ansia, la preoccupazione, l'angoscia nei bambini, nei bambini così piccoli non si esprime con le stesse modalità con cui può esprimersi in un adulto. Possono comparire segnali di disagio specifici come l'irrequietezza, l'irritabilità, disturbi nell'area del corpo. Che consiglio darebbe una famiglia? Allora, sicuramente... perché ciò non accada, perché qualche consiglio bisognerà pur darlo. Allora... l'indicazione può essere quella di porsi in ascolto dei bambini. Questo non significa ascoltare quello che ci dicono, ma porsi in una dimensione dell'ascolto dei loro vissuti anche attraverso le esperienze indirette, il gioco, il disegno, le fantasie con cui i bambini in qualche modo ci raccontano e ci mostrano quello che è il vissuto interno. Consideriamo che i bambini in questi mesi, tutti, sono stati esposti a una importante comunicazione riguardo la morte e la malattia. Sono contenuti questi che già fanno parte dei pensieri e delle emozioni e delle fantasie dei bambini, soprattutto nell'età della scuola primaria. Ecco, è importante che i genitori possano da un lato filtrare le comunicazioni, adattandole all'età, alla capacità di comprendere del bambino, ma anche alla capacità di tollerarla dal punto di vista emotivo, e che però riescano anche a comprendere e porsi in ascolto di come questi contenuti della realtà risuonano nel mondo interno, certo, del bambino. Lei ha molte richieste da parte dei genitori che i propri figli non sono irrequieti, danno segnali non normali in virtù di quello che sta accadendo, oppure finora nessuno? Allora, come dicevo prima, c'è stata una prima fase in cui i genitori, così la nostra osservazione,
hanno contenuto le ansie, le preoccupazioni del momento e sembrano averle anche, come dire, gestite e filtrate per i figli, probabilmente perché loro stessi avevano una struttura intorno chiara, no? Di che cosa sarebbe successo in un certo tempo. E man mano che le limitazioni proseguono senza una ridefinizione dei tempi e dei modi con cui queste limitazioni, come dire, si protrarranno, lascia i genitori senza risposte, senza la possibilità di organizzarsi e di conseguenza questo può riflettersi anche su una maggiore inquietudine dei bambini e dei ragazzi. Quindi avete avuto delle richieste di aiuto in tal senso? Sì, è un lavoro soprattutto di supporto ai genitori in questo momento. Faccio una domanda a Marzola, una domanda curiosa così mi è venuta in questo momento. Ovviamente lei è preside di una scuola, una tra le più importanti d'Italia, la scuola alberghiera di Abano, è una scuola molto importante. Cosa succede oggi? Che gli alberghi non lavorano più, i ristoranti chissà quando mai riprenderanno, chi aveva del personale ovviamente per via delle disposizioni, dei protocolli dovrà ridurre ovviamente il ricevere i clienti, quindi saranno pochi ristoranti che potranno ricevere molte persone come una volta, ci saranno, lei vive ad Abano, gli alberghi, una crisi pazzesca, questo vuol dire che nella sua scuola l'anno prossimo molti non si iscriveranno più? Ma io è brutale credo che... come domanda, però... No, è più che sensata, spero bene che anche su questo i calcoli siano un po' più a lungo termine, perché può essere una questione di un anno, può essere una questione di sei mesi. Però tanti problemi economici non, per chi si iscrive... non aiutati dallo Stato potrebbero anche chiudere baracca e burattini, mi scusi il termine. Sì, ma intendo che insomma spero bene che fra cinque anni lo scenario per chi si iscrive sia... Ha visto oggi, mi scusi, l'albergo post di Cortina ha denunciato la Cina perché è stata causa della mancanza di introiti. Tanto per capirci dove stiamo arrivando. Insomma. Però per girare in positivo quello che lei dice... una domanda. Sì, allora, non credo che ci sia un problema di iscrizioni proprio perché la prospettiva di una vita professionale non la fai sui sei mesi, ma fra cinque anni l'Italia sarà sicuramente un luogo di turismo come adesso, un luogo di alta cucina, un luogo di hotel. Ma va a momenti a periodi della vita. Beh, no? Quello va sempre bene, però su questo io non ho una gran preoccupazione. Quello che è interessante però raccontare è che per esempio il 30, l'OGD, che è l'Organizzazione del Gestione della Destinazione Terme e Colli, già si sta riunendo per rilanciare dei modelli di turismo diverso del territorio euganeo, per esempio col turismo diffuso, con l'accoglienza diffusa, noti che c'è tutto un mondo vicino alla salute, no? al recupero anche del valore della salute nel turismo dei colli, quindi potremmo anche imparare tante cose da un'emergenza di questo tipo. L'albergone pieno di gente può diventare una situazione invece di cura della persona diversa e recuperare. Quindi non temi insomma che a lunga gettata questo incida? Io credo che sia una grande sfida, un po' quello che è stata la crisi economica per le aziende, sono crollate quelle che lavoravano male e sono partite in quarta quelle che lavoravano bene. Sarà un altro filtro, sicuramente ci sarà qualcuno che ci lascia un po' le penne, ma credo che chi lavora bene abbia tante possibilità. Ovviamente riapriranno a breve anche i ristoranti, ci auguriamo, perché ovviamente hanno subito anche loro un dramma economico non indifferente. Come sarà il prossimo ristorante? Sarà un self-service? I camerieri serviranno con la mascherina? Cioè i tavoli ovviamente a protocollo distanti uno dall'altro, però uno va lì, ordina via telematica, arriva lì, si prende il self-service, si siede al tavolo? Oppure come sarà? Vi siete fatto un'idea come sarà? Perché succederà fra 20 giorni, un mese insomma questo. Preferirei risponderle che sarà un ristorante affollatissimo, pieno di gente vaccinata. Perché credo dura però. Questo sarebbe l'auspicio migliore. Di esperienze di ristoranti ridotti nelle dimensioni, di catering di altissimo livello, ce n'è tantissime, certamente troveranno una soluzione. È come la didattica a distanza, insomma. Vero, sì, il surrogato non è mai come l'originale. Ma sai, noi eravamo abituati, noi poi siamo socievoli come italiani, eravamo abituati a essere serviti quando siamo ai ristoranti, invece cambierà ovviamente anche questo modo di fare e di vedere le cose. Allora, oggi, dicevo all'inizio della trasmissione, c'è stata una cosa molto importante,
Marghera, la presenza ovviamente del governatore del Veneto Luca Zaia, al sindaco di Padova Sergio Giordani, al presidente della provincia Fabio Bui, al magnifico rettore Rosario Rizzuto, al direttore generale dell'azienda ospedaliera Fro. È stato firmato ovviamente l'ultima di quella parte burocratica che darà il via alla costruzione del nuovo polo ospedaliero di Padova, ed è stato l'ultimo atto. Proprio da domani si inizieranno ovviamente con gli appalti, con tutto quello che tecnicamente c'è da fare, però per quanto riguarda la parte delle prime firme, la parte burocratica è stata eseguita oggi, ed è una cosa storica, perché chi vive a Padova, chi lavora a Padova, chi sta a Padova sa che dell'ospedale se ne parla da 30 anni e da 30 anni non si era fatto nulla. Oggi finalmente, ecco, per questo e per quel motivo è storica, è stato fatto questo passo davvero straordinario. Andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazza. Giornata storica quella odierna, in un momento in cui i numeri dell'emergenza sanitaria in atto permettono di vedere una luce, è stato firmato l'accordo di programma per il nuovo ospedale di Padova, un documento di 14 pagine con obiettivi, strategie e impegni diretti dei singoli sottoscrittori, che pone la parola fine ad una querelle durata oltre 20 anni e che ha visto protagonisti, oltre a politici e dirigenti attuali, altri governatori, sindaci, rettori, presidenti della provincia e dirigenti sanitari. Già a metà degli anni Ottanta si era iniziata a ipotizzare l'idea di spostare l'attuale polo ospedaliero fuori dalle mura cinquecentesche, poi però non se ne fece più nulla. Nel 2010 il governatore Galan, il sindaco Zanonato, Barbara Degani è a capo della provincia e Zaccaria è il rettore dell'università. Da qui nasce il progetto Patavium, un nuovo polo ospedaliero da 1000 posti letto su 200.000 metri quadri di superficie a Padova Ovest, da finanziare con il Project Financing. L'accordo viene sottoscritto nel 2013, alla guida della regione c'è Luca Zaia e al comune Ivo Rossi. Nel giugno 2014 Massimo Bitonci è eletto sindaco di Padova. Nel suo programma elettorale la volontà che il nuovo ospedale sia realizzato sul vecchio, poi il passo indietro. Il nuovo ospedale dovrà essere realizzato altrove. La prima ipotesi è nell'area di Via Corrado, idea scartata nel giro di qualche giorno a favore di San Lazzaro, su terreni da cedere gratuitamente alla regione. Quando comune e regione sono pronti a firmare il nuovo accordo, cade la giunta e tutto viene ulteriormente rimandato. Con il sindaco attuale Sergio Giordani si riapre la discussione. L'ipotesi nuovo su vecchio in via Giustiniani è nuovamente scartata a favore dell'intesa trovata per un doppio polo ospedaliero, entrambi da 900 posti letto. In via Giustiniani il nosocomio a servizio della città, con il nuovo complesso materno-infantile e la zona libera da molte delle palazzine esistenti a favore del Parco delle Mura. A San Lazzaro, in un'area di una cinquantina di ettari dietro il Net Center e la Kyoen Arena, un policlinico universitario per la cura e la ricerca. Secondo il preaccordo siglato il 31 luglio 2018 e ratificato nel vero e proprio accordo di programma con la variante urbanistica il 22 aprile 2020, dopo l'atto di cessione dei terreni datato novembre 2018. Per il nuovo ospedale di Padova inizia quindi una nuova fase, quella realizzativa. Secondo il cronoprogramma sottoscritto nel dicembre 2017 ci vorranno 70 mesi per arrivare al cantiere, che ne durerà 50. L'obiettivo è quello di aprire il cantiere a Padova Est nel 2023 ed iniziare a cambiare via Giustiniani già l'anno prossimo. Per la realizzazione del doppio polo serviranno circa 500 milioni di euro, 150 milioni sono già stati accantonati dalla regione, per il resto si stanno valutando diverse modalità di finanziamento. Posso dire da padovano complimenti a tutti, era ora finalmente, dopo 30 anni di battaglie è finalmente stato messa l'ultima firma di tutte quelle firme che sono state messe anche negli anni precedenti, e mi auguro che anche quello che sta succedendo oggi per via di questo coronavirus permetta di ridurre i tempi, che sono davvero lunghi per via della burocrazia, 12-13 anni si diceva, siano ridotti a un po' più di metà, mi sembra di aver capito, che davvero questo virus faccia questo miracolo almeno per i padovani e non solo nella creazione di questo nuovo polo ospedaliero. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati.
altrimenti i nostri telespettatori giustamente si arrabbiano. Buonasera, perché Germania e Francia si stanno adoperando per aprire già le scuole? Come mai non hanno le nostre problematiche? Grazie. Adesso ha risposto prima l'eurodeputata Moretti, ha detto saremo a vedere, perché la storia dirà se queste aperture poi avranno una buona fine. Auguriamoci di sì comunque, perché giusto sia così, però bisognerà valutare e vedere anche questo. Andiamo nel prossimo. Un pensiero per tutti i docenti precari che reggono la scuola e che saranno costretti a fare concorsi assurdi nonostante anni e anni di servizio senza essere abilitati, senza essere stabilizzati, scusate. Un ministro che non riascolta e non ascolta i sindacati in questi giorni, Stefano da Piove di Sacco. Andiamo poi nell'altro, purtroppo ovviamente sono reclami che ognuno giustamente reputa di fare. E come faremo il prossimo anno con aule da 36 e 25 alunni? Scusate, ma ho il monitor distante, quindi faccio fatica a leggerlo bene. I bandi per il prossimo anno formativo prevedono 22 alunni per classe. E dove li mettiamo? Questo è il problema che abbiamo discusso questa sera. Ci vogliono soldi per fare le migliorie oppure far sì che vengano mandati a scuola a giorni alterni i propri allievi di scuole che hanno queste problematiche. Sono 20 anni che insegno e in tutto questo tempo ho conosciuto solo tagli alla scuola. Finalmente si è capita l'importanza che questa istituzione ha sotto tanti aspetti. Sarebbe ora che il governo cominciasse a investire. Il governo dovrebbe averlo capito sia per quanto riguarda la scuola sia per quanto riguarda la sanità, che sono le due cose più importanti credo di una nazione, perché oggettivamente e obiettivamente la salvaguardia delle persone e l'istruzione delle persone fanno creare un paese forte e un paese anche con una cultura avanzata, cosa che non farebbe male. Sono in chiusura, ho perso quasi tutta la voce, visto che succede anche questo, però ringrazio davvero Carlo Marzollo, presso l'Istituto Alberghiero di Abano, grazie. Grazie all'assessore Cristina Piva, assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Padova, e grazie anche alla psicoterapeuta Valentina Bosco, grazie davvero per essere state con noi, grazie Elisabetta Corazza. Ai nostri ospiti, grazie a chi ci ha seguito da casa e vi diamo appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Primus Inter Pares. Grazie anche a Denis Maran. Grazie, buona serata anche da parte mia. Ovviamente saluto Marco e Claudio in regia. Vi ricordo domani alle 10:25, minuto più minuto meno, chi vuole fare un po' di ginnastica finché siete in casa, vi collegate con noi, ginnastica in salotto, poi alle 12:30 il nostro telegiornale di informazione col collegamento da Marghera per tutte le novità per quanto riguarda questo coronavirus dal nostro governatore Luca Zaia. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.